Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Hey baby, no stress. No, no, no. No stress. No, no. Quella della tassa uguale per tutti, equa e senza stress, piatta, alias flat tax, è una storia infinita di promesse elettorali. Però una cosa è il dire, un'altra è il fare. La manovra del governo Meloni vale una trentina di miliardi di euro ottenuti anche aumentando il deficit. Bastano per mitigare le bollette di famiglie e imprese, ma non per materializzare lo slogan, molto identitario per il centrodestra, della riforma fiscale. Coperta corta, come si dice sempre. Ma poi, una flat tax funzionerebbe o no? Con la premessa che chi la osteggia vede costi ora insostenibili e si richiama al dettame costituzionale della progressività fiscale in base al reddito, forse bisognerebbe chiedere a chi ce l'ha. Cosa che, geopoliticamente parlando, dato che la scienza delle finanze non prevede imbarazzi, non sembra un grande biglietto da visita, visto che in principio fu la Russia che la mantiene al 15% insieme a molti paesi dell'est. Effetti? Qualcuno, ma c'è chi poi l'ha abolita. Ricordando che lo spirito della misura è aumentare il gettito portando chi evade a non farlo più, in Italia la maggioranza di governo oscilla tra analisi e suggestioni. Per le partite IVA ipotizza, soprattutto la Lega, l'allargamento agli 85.000 euro della flat tax, che in verità fino ai 65.000 c'è già, al 15% dal 2014. La inventò Renzi, l'esecutivo Conte la consolidò. I pro e i contro. Semplifica un sistema spesso inestricabile, liberando risorse, potrebbe aumentare il potere d'acquisto delle famiglie e gli investimenti delle imprese. A patto però che tutti, ma veramente tutti, la paghino. Perché altrimenti, e questo è il contro, la conseguenza sul gettito fiscale sarebbe pesante, lo Stato incasserebbe meno e a quel punto ci si dovrebbe chiedere, per esempio, con quali soldi fare la seconda riforma chiave, quella delle pensioni, che solo per l'inflazione ora costeranno in 3 anni 50 miliardi di euro in più. E poi c'è la critica antica, la tassa piatta agevola i benestanti, non la classe media e i pensionati. Tanto è vero che gran parte dei sindacati non la vuole e preferisce interventi diretti sui salari. Attenzione perciò a toccare le tasse. Nel Regno Unito Liz Truss insegna, sul tema è stata maldestra e ha perso la premiership in meno di 2 mesi. Ecco perché Giorgia Meloni, dicendo ai suoi che la manovra non è un bazar, preferisce concentrarsi prudentemente su obiettivi possibili, compresa una flat tax più soft, incrementale, valida anche per i dipendenti, non epocale. Il fisco, in fondo, è come il potere. Potrebbe logorare chi non ce l'ha. Allora, torniamo con...